Estate, tempo libero, viaggi e turismo, ne parliamo con Gaetano Stea, tour operator Agers Tour Solaris, ben trovato. Ciao, ciao Maria Alessandra. Dove andranno in vacanza i baresi? È proprio clima di partenza, grazie per l'abbronzatura soprattutto oggi, ci stiamo cuocendo qui in spiaggia, però questo fa significare che è arrivato il bel tempo, quindi il bel tempo porta partenze. È stato un mese giugno sfortunato perché il tempo non è stato come si sperava, quindi adesso le partenze sono un po' spostate verso luglio. Questa è la prima settimana, primo weekend di grande esodo, quindi molto Italia, molto Puglia, ma anche Sicilia. La Sicilia è una regione che quest'anno sta tirando moltissimo a dispetto di quello che si pensava per la guerra nell'area mediterranea, e quindi molto a Palermo, ma anche la riviera Naxos, quindi Taormina e la zona insomma circostante Catania. Calabria va molto bene. Per destinazioni estere sicuramente da padrone la sta facendo la Grecia, con tutte le sue isole. Ma quanto spenderanno? Poco. La richiesta è per spendere poco, meno degli altri anni. Dalle statistiche c'è una contrazione del consumo del circa il 10% sulla spesa della vacanza, c'è una richiesta quindi di possibilità di risparmio, soprattutto le famiglie, perché la vacanza incide sul portafoglio, quindi incide soprattutto sulla spesa annua. Ricordo sempre che la vacanza non è un bene necessario, è un bene, insomma, un godimento per noi necessario per la salute, però non è nel paniere dei beni principali, e quindi la gente tenta di spendere di meno. C'è molta offerta, per fortuna i prezzi sono calmierati nonostante l'incremento dei costi del carburante, perché c'è un caro petrolio. I prezzi sono abbastanza calmierati, devo dire, soprattutto per molte destinazioni estere. L'Italia è un po' ancora altina. Ma si parla di vacanze lunghe o brevi? Si parla di vacanza minimo settimanale. Chi vuol partire almeno per una settimana. È notevole soprattutto nelle tre settimane centrali di agosto, oppure la settimana a cavallo luglio-agosto, è notevole la domanda della doppia settimana. Chiaramente la doppia settimana incide sui costi, sono poche le famiglie che se la possono permettere, e quindi aumenta molto la richiesta magari di cosiddette residenze in self-catering, quindi residence per coloro che vogliono andare e attrezzarsi anche per cucinare, quindi per fare bellissime cene o pranzi fai da te, però c'è ancora una certa richiesta di vacanze della doppia settimana. Chi se lo può permettere fa addirittura tre settimane, beati loro. Facci sognare, allontaniamoci dall'Italia, spostiamoci all'estero. Quali sono le mete preferite? Allora, va molto l'area mediterranea quest'anno, devo dire che con un calo proveniente dal Nord Africa, perché per affari sociopolitici che hanno riguardato l'inverno e la primavera, chiaramente alcune destinazioni tipo la Tunisia, ma anche l'Egitto, stanno andando molto meno. Va moltissimo la Grecia, l'ho detto prima, con tante isole, anche la Turchia in forte ripresa, con la sua meravigliosa costa turchese, quindi Antalya, Bodrum, le vacanze in Caicco, ma anche i tour della Cappadocia con Istanbul, città meravigliosa, l'ho visitata per l'ennesima volta un mese fa, è uno splendore. Puoi abbinare questa città cosmopolita a delle spiagge molto belle, quindi monumenti e vacanza mare. Benissimo anche l'area adriatica, quindi Croazia, Repubblica di Montenegro, che è uno stato piccolissimo ma veramente grazioso, con mare e montagna. Le isole ioniche vanno benissimo, soprattutto Corfù e Zante, ma devo dire anche Lefkada e Paxos sono molto richieste. Abbiamo parlato prima della Grecia, altro lato, quindi isole Cicladi, Santorini, Mykonos, oppure Dodecaneso, quindi Rodi, Creta, Co, ma anche le nuove Sporadi, quindi Schiatos e Skopelos, sono le isole del musical Mamma Mia che abbiamo visto in televisione quest'inverno, vanno molto forte. E devo dire, dobbiamo tralasciare l'Italia, perché l'Italia ha bellissime località, soprattutto la Sardegna e la Sicilia, ne ho parlato bene della Sicilia, la Calabria ha tante offerte per famiglie, ma anche la Basilicata. La Puglia è richiestissima non solo per i suoi villaggi, per le sue destinazioni self-catering, i trulli, i bed and breakfast, le masserie d'epoca, i grandi alberghi per le famiglie. C'è una scelta che va dal Gargano al Salento, molto interessante, con prezzi abbastanza competitivi, qui ce n'è di prodotto. Perché continuare a rivolgersi ad un'agenzia e non a un sito internet? Tra l'altro dobbiamo prendere in considerazione un nuovo decreto. Sì, io credo che sia per lo stesso motivo per cui alcuni prodotti vengono venduti nei posti in cui devono essere smerciati, le macchine nelle concessionarie, il latte della latteria, per questo motivo qua, perché la consulenza esperta la può dare chi ha sempre fatto questo mestiere. C'è un decreto nuovo in vigore sulla Gazzetta Speciale
circolare dell'11 giugno, è stato rivoluzionato il vecchio decreto del 2005, il 206, più che è stato rivoluzionato è stato perfezionato, grandissima tutela per il consumatore sia nell'acquisto del viaggio ma soprattutto per le informazioni da dare prima del viaggio, quindi cliente tutelatissimo, tante domande, devono avere le loro risposte, domande riferite ai documenti, domande riferite alle informazioni sulla destinazione, sociopolitiche, sulle destinazioni, visti, vaccinazioni, tutto quello che il cliente deve sapere per una vacanza tranquilla, lo può ottenere dall'agenzia e dal tour operator. Esiste l'acquisto su internet, in questo momento non è ancora ben disciplinato, si possono acquistare su internet servizi singoli, vedi biglietti aerei delle compagnie low cost, oppure anche da siti internazionali che però non hanno tutela giuridica in Italia, quindi il mio consiglio è sempre recarsi nelle agenzie di viaggio, in tutte le agenzie, l'agenzia propria di fiducia o le agenzie che si vanno a scoprire, perché la consulenza esperta, il tempo a disposizione, seduti a una scrivania, lo si può avere unicamente nelle agenzie di viaggio. Quindi buon viaggio. Buon viaggio a tutti, buone vacanze.